diciamo, documento dei firmatari, quindi interviene un sindaco a favore e uno contrario, e poi diamo la parola agli amministratori regionali, al presidente e all'assessore Orso Massimo. E già poi ci sarà l'intervento dei colleghi che vogliono intervenire. Dopo il dibattito daremo la parola al Pappaterra e poi si procederà alla votazione del no, ma io non posso più parlare, più che la base tu. No, Giovanni. Ma c'è scritto solamente revoca della delibera. Giovanni. Allora, io l'avviso della convocazione che hai fatto, tu siete ben chiaro che c'è scritto revoca della delibera. Giovanni, scusami, io ho detto, adesso sul documento sì e no, gli interventi e poi c'è il dibattito, non dibattito poi deve pure. Stavo scherzando. Sì, allora grazie Presidente. Io devo cominciare questo mio intervento praticamente con una sottile ironia, ve lo dovete concedere, perché se ad oggi si parla di compensazioni, di attenzioni verso i comuni, tra l'altro non ricadenti nella Valle del Mercure, dobbiamo sottolineare questo aspetto perché credo sia indispensabile per la nostra onestà intellettuale, lo dobbiamo ai comuni di Vigianello e Rotonda, no? Che hanno, come dire, per 10 anni tenuto i riflettori accesi su questa vicenda. Perché quando siamo partiti, lo voglio ricordare a quei sindaci che adesso hanno sottoscritto questo protocollo d'intesa, questa piattaforma di compensazioni, Enel si era completamente dimenticata di voi. Così come si era dimenticata di noi, questo vabbè, sta nel gioco delle parti, perché noi esprimiamo contrarietà delle ragioni che adesso voglio sottoporre all'attenzione dei colleghi e che anzi abbiamo anche, fatto girare in questi giorni un po' frenetici, perché è stata attivata indegnamente da parte di Enel, che è il comitato di pietra in questa assise, è sempre presente, insomma, perché esercita una indebita pressione sulle nostre comunità e sulle nostre amministrazioni, una propaganda che ha praticamente creato praticamente della Valle del Mercure, di questo sito, un'oasi felice, perché vi hanno parlato di inquinamento che non c'è, ma il dato su cui dobbiamo riflettere, cari colleghi, è che questo è un dato autoreferenziale, perché non ci sono controlli di enti terzi accreditati, accertati, certificati, che vadano a contrastare e vadano a confutare questi dati, tant'è che nelle carte processuali ad oggi oggetto del Consiglio di Stato ci sono appunto queste nostre eccezioni, e sono anche state, come dire, hanno anche fatto la loro parte quando si è trattato di appunto di decretare la sospensiva. Ancora sull'inquinamento, perché vi faccio questa premessa? Perché poi in base a questa premessa si è arrivato a questo accordo che viene appunto portato stasera all'attenzione vostra. Nel periodo di esercizio, per come accertato da Acqua Basilicata, l'Enel è stata inadempiente alle prescrizioni imposte. Stiamo parlando del periodo che va da giugno a novembre 2013. E i pochi dati disponibili sono stati rimessi all'autoreferenziale accertamento della stessa Enel, che dunque ha sommato il ruolo di controllore e di controllato. Quindi, signori, se noi vogliamo, diciamo, dare corso a questa piattaforma, incasellando un po' queste falle, perché adesso non ho concluso, insomma, ve ne darò altre. Io credo che non stiamo facendo un buon servizio alle nostre comunità, soprattutto non lo stiamo facendo, lo dico soprattutto a quei colleghi sindaci che non sono direttamente interessati alla geografia di quest'area, non stiamo facendo un lavoro onesto nei riguardi di quelle comunità, di quelle popolazioni che si aspetterebbero una solidarietà in questo senso. In quanto ai dati invece che vengono dati da ARPA, e che appunto Enel vi ha raccontato nelle sedute che ha fatto, soprattutto parla ai sindaci locali, nell'area del Sinni e in quelle zone lì, beh,
c'è da dire che questi dati sono stati raccolti non nelle vicinanze della, della centrale, dove praticamente la popolazione lamenta, ed è un dato di fatto, vi invito a venire dalle nostre parti, dove la popolazione lamenta rumori, fumi, fastidio e altri miasmi, insomma, che condizionano la vita quotidiana. I dati ARPA sono stati raccolti in un sito molto lontano dalla, dal sito stesso, e quindi questo non credo che sia un dato attendibile per quanto riguarda l'inquinamento. Ancora, il flusso dei venti, ma non lo dico io, lo attesta Enel dallo studio del 1987, incide sui comuni di Vigionella Rotonda. Lo racconta la nostra gente, lo dicono i nostri dipendenti, lo sa bene Enel che io sono figlio di un dipendente, mio padre è stato in pensione 5 anni fa, quindi credo di avere una fonte molto diretta e prossima di queste cose. Tra l'altro mio padre studiava proprio il flusso dei venti, e quindi il monitoraggio ha riguardato praticamente, non ha riguardato, ecco, questo aspetto qua, questa è la cosa inquietante. Ancora, tutte quelle componenti che sono cancerogeni per l'uomo, e noi vi abbiamo inviato una relazione dettagliata, tecnica e come dire, sanitaria su questa, sulle centrali a biomassa in generale, su appunto tutti gli aspetti negativi della, dell'incidenza appunto dei fumi. Enel continua a omettere dati importanti che sono appunto, e io mi fido dei medici, metalli pesanti, diossine, idrocarburi policiclici aromatici, benzopirene, eccetera eccetera. Tutta questa rivelazione viene completamente omessa. Ci sarà un perché? Ancora, non c'è ancora uno studio sulle ceneri. Cioè nel periodo in cui è andato in produzione, è stata in produzione la centrale tra gennaio e novembre 2013, noi non sappiamo che fine hanno fatto queste ceneri e dove, che fine faranno, perché uno studio, il progetto non è accompagnato da questo studio specifico. Ci sono state delle interrogazioni parlamentari, anche molto precise, anche molto puntuali, di tutte le parti politiche, così non ci potete tacciare, come dire, di partigianeria in tal senso. L'ha fatta la destra, l'ha fatta la sinistra, l'ha fatto il centro, su domande precise. La bonifica, Damiano, c'è stata o non c'è stata? Lo studio delle ceneri, per dire un dato che ho appena riportato, c'è stato, ci sarà o non c'è stato? Ancora, tutti gli aspetti sanitari sono stati veramente trattati? Ancora, questa è una valle, e lo sapete bene, chi ci vive lo sa bene, credo che penso di interpretare anche il pensiero dei colleghi sindaci che vedono in questa centrale un'opportunità di sviluppo, che non ha inversione termica, cioè i fumi li stagnano. Se voi venite da quelle parti, la nebbia risale praticamente a tarda ora, proprio perché fa fatica ad evaporare e ad andare via da quella valle. E credo che la stessa cosa, e per certo che la stessa cosa, tra l'altro ne abbiamo avuto un riscontro oggettivo in questi mesi che la centrale è stata in funzione, i fumi fanno la stessa cosa. Ancora sull'occupazione. Io voglio credere che ci sia bontà in questi dati, però quello che abbiamo osservato in questi anni, cari colleghi, è qualcosa di deprimente. Vi ho già detto in premessa che Enel si è completamente dimenticata della parte del merito. Lo fa adesso per mettere toppe, perché ci sono i camion che creano disagio, perché ci sono le popolazioni di Vigionella Rotonda e poi di quei comuni, San Severino, altri che ci danno, testimoniano solidarietà e partecipano alle nostre manifestazioni, che appunto stanno facendo casino, e quindi in qualche modo bisogna, ecco, rincorrere questo consenso che non c'è. Allora, noi possiamo costruire, lo dico soltanto, lo dico direttamente ai colleghi sindaci che sono lontani, possiamo costruire artificiosamente questo consenso che non c'è. Guardate che Vigionella e Rotonda non rappresentano una minoranza in questa valle, sono delle comunità considerevoli. E non me ne voglia Castelluccio, lo dico in termini numerici, non per altro, e sono delle comunità che hanno avuto in questi anni
come dire, l'appoggio, la vicinanza, la solidarietà, l'apporto scientifico e tutte quelle componenti, insomma, che non possono venire fuori. E a me dispiace tante volte che non riusciamo a farvi sentire la nostra voce, perché gli organi di stampa non raccontano la verità su questa vicenda, lo dobbiamo dire con profonda amarezza. E allora, dicevo, in questi anni il consenso non c'è intorno a questo sito, credetemi, e credete veramente a quelle comunità che rigettano questo protocollo d'intesa. Lo rigettano non solo per questi motivi che adesso ho esposto, no? Gli aspetti sanitari su cui possiamo dibattere a lungo, è chiaro che vi potete tacciare di partigianeria e quindi in qualche modo non riusciamo a essere incisivi, ma noi lo rigettiamo pure perché non ci sono le componenti legali, insomma, in questa compensazione economica. Quindi noi stiamo praticamente avallando qualcosa che non ha una validità legale, che è anche perseguibile sul piano legale, appunto come abbiamo scritto, come vi abbiamo appunto edotto, e stiamo facendo praticamente, accompagnando un percorso che non ha un futuro. E lo chiedo soprattutto a quei colleghi sindaci che sono venuti qui a ratificare un accordo di altri comuni. Allora, in prospettiva, voi veramente immaginate che queste compensazioni possano arrivare a tutti i 56 comuni del parco? A parte che mi sembra farraginosa come prospettiva, in più anche, diciamo, impraticabile su tutti i punti di vista, così come ho esposto prima. Quindi l'invito, non so se deve essere capito, perché per me, per quanto ci riguarda, insomma, questa convocazione rimane legittima, e quindi mi auguro che sia una discussione e un confronto, ecco, lo voglio mettere su questo piano, soprattutto con quei sindaci che non mi conoscono, che non ci conoscono, che non sanno veramente il valore fondante che ha per noi quella valle, l'aspetto sanitario, l'aspetto ambientale e le prospettive occupazionali che già ci sono nel parco, signori. Noi abbiamo posti seri, veri, concreti nel comparto turistico, nel comparto agricolo, cioè noi stiamo difendendo le donne, lo fa il parco in prima linea. Un funzionario delle politiche agricole, il Ministero delle Politiche Agricole, che è stato invitato dal parco e dall'Assia non meno di un mese fa, ha detto testualmente: signori, io faccio finta che non l'ho vista questa centrale, altrimenti vi dovrei togliere la lotta. E vi lascio immaginare voi quante famiglie lavorano in quel comparto. E così dicasi sull'aspetto, sul comparto turistico, a livello di immagine, a livello di tutte quelle prospettive che stiamo faticosamente costruendo, anche insieme al parco, alla regione Basilicata e alla regione Calabria. Allora, se vogliamo credere in questa prospettiva di sviluppo, signori, non diamo corso a tutto quello che è quello che è un modo per aiutare Enel, che non ha più, diciamo, parte, insomma, come dire, c'è stata una caduta di stile di immagini in questa vicenda, e quindi da questo punto di vista c'è un tentativo, come dicevo prima, di mettere toppe. Dall'altro stiamo praticamente inseguendo e perseguendo cose che sono totalmente in contrasto con l'idea di sviluppo che ci stiamo dando. Io vorrei terminare qua, perché poi abbiamo mandato a tutti i colleghi sindaci una relazione dettagliata, mi auguro che qualcuno di voi l'abbia già vista, altri loro l'hanno dato tutti i 56 euro. Alla BEC, posta certificata, dobbiamo mandare. Ok, finisco. E dicevo, in questa relazione che vi abbiamo mandato ci sono i dati tecnici, quelli sanitari, quelli ambientali, tutte quelle cose che sono state già accolte favorevolmente prima dal TAR e poi dal Consiglio di Stato, e mi auguro anche il 14 di ottobre definitivamente. Quindi vi invito alla riflessione, colleghi, grazie. Grazie Vincenzo. Allora, chi interviene?